Una zia, sorella di mia mamma, che è morta giusto 30 anni fa, nell'87, mi ha lasciato in eredità un po' delle sue fotografie e una piccola valigia in cui erano contenute delle lettere. E queste lettere erano degli scambi che lei ha avuto con degli uomini, giovani uomini, nel tempo che immediatamente ha preceduto la seconda guerra oppure durante anche la guerra. Insomma, erano lettere degli anni 30-40. Io me le sono un po' scorse, a volte erano anche difficili da leggere, scritte in maniera un po' contorta, a volte sgrammaticata, però è un'esperienza interessante leggere quelle lettere, no? Perché mi è servito anche per capire i caratteri di questa mia zia, nata nel 15, è molto bella. È bella e nello stesso tempo sfuggente, insomma. Allora si vedeva in queste lettere di uomini diversi che si innamoravano di lei, ma si innamoravano di lei perché l'avevano veduta per caso, magari l'avevano, non so, uno era in collegio e l'aveva incontrata per caso, per strada, un attimo durante un'uscita e poi l'aveva ripensata, un altro era militare. Un altro era un giovane che avevano richiamato sotto le armi in marina e questi uomini le scrivevano, la desideravano, però tutto si risolveva in queste lettere. Allora capivi come da un incontro sfuggente, magari senza parola, soltanto fatto magari di uno sguardo, o soltanto del fatto che uno l'aveva incontrata, l'aveva vista e gli era rimasta impressa e poi non so come aveva avuto l'indirizzo e poi cominciava a scriverle. E magari lei all'inizio rispondeva, poi da quel che ho capito, perché non ho mai visto le sue risposte, ho visto soltanto le lettere che questi uomini le mandavano. Specifico che poi mia zia è rimasta zitella tutta la vita, non si è mai sposata. Però, insomma, questa dimensione, no? Questa dimensione in cui c'era il primo sguardo, la conoscenza sfuggente, rapida, senza niente. E poi il vissuto che si elaborava sempre di più, no? Per cui questa presenza, lo scambio delle fotografie, no? L'importanza che aveva la fotografia, poi l'attesa della lettera successiva, della risposta. Poi l'importanza che assumeva la figura di questa amata, che era mia zia, nella vita, nella quotidianità di questi uomini, spesso molto giovani. E quindi l'elaborazione nel tempo che portava poi al desiderio dell'incontro. Incontro che poi mia zia spesso sfuggiva. Insomma, ho capito che lei non si faceva poi trovare, ma quanto questi uomini elaboravano per poter arrivare a incontrarla, per avere un permesso, per poter stare un giorno con lei, insomma, no? E come tutto questo poi si svolgeva nel corso del tempo, quindi questo tempo dell'attesa, no? Della risposta, poi della nuova lettera. Poi l'attesa di un incontro che non avveniva mai, c'erano sempre dei motivi per cui si sfuggiva all'incontro. Una lettera di queste poi è anche molto patetica, perché questo ragazzo di 22 anni scrive un'ultima lettera una volta da Bari, in cui le dice che il giorno dopo avrebbe dovuto imbarcarsi, però c'era il segreto militare, c'era la censura, eravamo nel 42. E si vede che lui ha paura, si vede che la saluta come se fosse l'ultima volta,
scrive anche dei simboli nella lettera, e insomma le dà quasi un addio. Sa che forse non la rivedrà più, no, non la rivedrà, ma non la potrà più pensare, non le potrà più scrivere, perché non ho neanche capito se l'abbia vista poi prima. Sta di fatto che lui parte, si imbarca il mattino dopo e la nave viene affondata, no? Sappiamo bene che in quel tratto di mare, no? Di queste navi che partivano per l'Albania, poi c'erano insommergibili, c'erano, insomma, queste navi spesso venivano affondate. E probabilmente, insomma, è stato affondato perché lo danno per disperso, non si trova più. E allora poi ci sono due lettere molto commoventi della sorella di questo giovane che aveva 22 anni quando è stato affondato in queste. Quindi forse era anche più giovane di mia zia, perché mia zia era del 15, lui aveva 22 anni nel 42, quindi probabilmente aveva 5 anni anche meno di lei. Ma aveva già fatto progetti, pensava che le avrebbe aiutato nella sua piccola azienda, non so, era un piccolo commerciante, aveva un negozio, insomma, prima di fare il militare. Quindi l'aveva già in qualche modo introdotta nella sua famiglia, nella sua. E deve averne parlato a casa, perché poi la sorella scriverà a mia zia ringraziandola di tutto l'appoggio e di tutto il bene che aveva voluto a. Di quanto era stato di consolazione, insomma, no? A questo povero soldato, povero ragazzo, morto. E quindi questo legame che a un certo punto si intreccia, sempre epistolare, tra la sorella di questo, chiamiamolo, fidanzato, fidanzatino, e questa mia zia, che allora era comunque una giovane donna, anche molto carina. Questo per dire, insomma, dell'aspetto delle lettere, aspetto che abbiamo perso, ormai i tempi si sono bruciati, non esiste più il tempo dell'attesa da questo punto di vista. Non esiste neanche più il tempo della conoscenza, no? Non esiste neanche più il tempo, perché ormai tutto è fatto immediatamente con internet e tutto poi è esibito al di là. Delle vere qualità che possiamo avere, insomma. Tutto è mostrato in internet, mentre allora si cercava di mostrarsi, insomma. E c'era questa attesa dell'incontro, insomma, c'era una verità nelle lettere che ormai non c'è più. Ho postato e volevo un attimo dire due parole su questo bellissimo, che io trovo, romanzo. Mi sono affezionato a Stefan Zweig, anche per come scrive, per la sua sensibilità, cioè per il suo modo di descrivere e di approfondire i sentimenti anche nella scrittura. Questo romanzo, lettera, racconto lungo, romanzo breve, chiamiamolo come vogliamo, Lettera da uno sconosciuta, è stato pubblicato intorno agli anni 20, insomma, e dal quale anche Ophüls ha tratto un film abbastanza famoso, mi sembra. Perché è interessante, secondo me? Intanto è scritto da un uomo che racconta però una storia vissuta da una donna. Quindi la protagonista di questo romanzo è una donna, la quale in una lettera, lunga lettera, racconta tutta la sua storia di innamoramento e di passione per questo uomo, giovane scrittore, che lei vede la prima volta quando è molto piccola, quando ha 13 anni, è ancora all'inizio dell'adolescenza. E già in quel momento se ne innamora, insomma, è questo uomo che non si accorgerà mai di lei, ma poi dirò due parole su questo. E lei continua ad avere un'unica passione, un unico scopo nella sua vita, quello di amare quest'uomo, insomma, di amarlo come poteva, con tutte le forze che poteva, pur avendolo conosciuto così, pur non sapendo quasi niente di lui, pur cercando di rubare ogni momento, ogni piccola occasione, insomma, no? Perché era andato ad abitare
di fianco a lei, e quindi pur cercando di carpire sempre qualcosina di quest'uomo. Ma in realtà diventa talmente importante la presenza di lui che tutta la vita di lei è condizionata dalla sua presenza e dall'amore per lui. Un amore che la porta a non criticarlo mai, a vederlo sempre come un ideale. Quindi una passione enorme. E la porta anche al sacrificio, insomma, no? La porta al sacrificio perché arriverà in contatto con lui. Lui, senza quasi conoscerla, quindi trattandola come una donna qualsiasi, non sapendo che lei è innamorata di lui, insomma, no? Se la porterà anche a letto. E soprattutto le farà avere un figlio. Ma lei non dirà mai niente e si alleverà questo figlio. E la lettera comincia poi il romanzo con la morte di questo figlio bambino, insomma, no? E lei spedirà questa lettera soltanto nel momento in cui saprà che sarà morta. Insomma, se fosse vissuta non avrebbe mai spedito questa lettera. Questa lettera arriverà al mittente soltanto dopo che lei sarà morta. E quindi il mittente prenderà coscienza di tutto quello che è stata la vita, la passione di questa donna per lui, soltanto dopo che lei sarà morta. E quindi non ci potrà essere recupero, storia, no? È una storia già bruciata in partenza. Due elementi, no, di riflessione. Uno, questa possibilità di innamorarsi di un'idea, no? Perché noi non sapremo mai molto bene la vita dell'uomo dal racconto della donna. E invece conosceremo molto bene il mondo emotivo di questa donna, tutto quello che lei ha vissuto, tutto quello che ha fatto. Si è perfino prostituita per poter allevare il figlio di lui. Sempre nel segreto comunque, sempre in questa dimensione di non far mai sapere a lui quello che era la passione che lei aveva. Quindi la possibilità, cioè questo amore giocato su un incontro, non sulla parola, non sulla quotidianità, ma un innamoramento che dura proprio perché questo amore non viene mai consumato, anche se ci sarà un rapporto tra i due, più di uno forse. Quindi un amore mai consumato è sempre giocato sulla sfera ideale e del sacrificio dell'amante, insomma. Un sacrificio fatto sempre senza mai vittimismo, un sacrificio sempre spontaneo, insomma, sempre con la voglia di sacrificarsi, con l'ideale. La considerazione che mi veniva da fare è come questa donna che attraverso questo innamoramento, lei, diciamo, trova uno scopo nella sua vita, diciamo, mette in atto o realizza il suo desiderio, quindi è capace di desiderare e vive esaudendo il suo desiderio, che è costante nel tempo, che non è semplicemente un godimento, ma è un desiderio che dura nel tempo. Diciamo, vive una vita rivolta sempre all'altro, qualsiasi sacrificio la è quasi di gioia, insomma, lo sopporta senza mai la minima protesta. E quindi si realizza in questa capacità di desiderare, guardando sempre all'altro. E questo guardare all'altro, vivere realizzando, insomma, vivere secondo il desiderio, non la porta mai a chiudersi in se stessa, cioè a sentire il proprio corpo, i propri disturbi, la propria, come dire, a diventare vittimista, a diventare vittima di se stessa. Quindi a chiudersi, a chiudere il suo mondo sarà sempre aperto verso l'altro, e questo la fa sempre pensare a qualcosa che è esterno a lei. I suoi problemi personali scatteranno solo quando la terranno lontana dal poter vedere, dal poter stare vicina almeno idealmente e possibilmente
anche spazialmente con l'essere amato. Questa forza che ha il desiderio di portare l'attenzione verso l'altro, verso il mondo, verso l'esterno, questo desiderio realizzato magari in maniera strana, attraverso questa passione, ma che è quello, tutto quello che questa donna sente, prova e desidera nella vita, la porta sempre a rivolgersi al mondo, all'altro, prima all'uomo, poi sempre all'uomo attraverso il figlio che avrà da lui e che lui non saprà di avere. L'altro problema che viene fuori in questo racconto è quello del fatto che questa donna sarà sempre una sconosciuta, pur venendo anche in contatto con l'essere amato, il quale la amerà, se la porterà a letto, ma senza mai riconoscerla, senza mai sapere che è lei, senza mai darle un nome. Lei sarà sempre una sconosciuta, perché anche quando la vedrà una seconda o una terza volta, si incontreranno, lui non si ricorderà mai di averla vista la volta prima, non saprà mai che è lei. Penserà magari che sia una prostituta, ma non la identificherà mai. Questa donna non sarà mai unica per quest'uomo. La donna sarà sempre una sconosciuta, senza nome, senza un ruolo, senza una qualificazione. E quindi lei si sentirà sempre al di fuori del mondo di lui. Accetterà questo, lo vivrà, però il fatto di non essere mai entrata, di non essere mai stata riconosciuta, sarà quello che poi la farà morire. Non sarebbe morta, insomma, se sapeva che morendo avrebbe fatto un dispiacere a lui. Quindi se sapeva di essere importante, unica per lui. E la mancanza di questa consapevolezza farà sì che lei si lascia andare, insomma, non desideri stare al mondo, non abbia più motivo per stare al mondo nel momento in cui l'oggetto amato non la riconosce, non la vede come l'essere unico, l'essere amato. Allora, questo racconto, questa capacità di innamorarsi, insomma, no? Senza quasi parlarsi, senza mai realizzare poi di fatto una vita in comune, una storia, come dire, che arrivi alla quotidianità, che arrivi alla conoscenza non idealizzata dell'essere amato, ritorna in un altro libro che mi ricordo di aver letto quando ero molto piccolo, quando avevo più o meno 10 anni forse, no? È uno dei libri che mi ricordo della mia infanzia, insomma, che è Ella non rispose di Matilde Serao. Ecco, anche questo libro risale, credo, agli anni 20, insomma, un po' prima degli anni 20. Insomma, sono due libri quasi contemporanei, insomma, alcuni anni separano l'uno dall'altro. Prima è stato scritto quello di Matilde Serao, poi quello di Zweig. Mi chiedo se questo tipo di storie sarebbe ancora valido, possibile, desterebbe ancora attenzione nel mondo di oggi, se ci potrebbero essere ancora storie di questo tipo da raccontare oggi. Ma allora evidentemente sì, allora avevano un loro senso. E anche nella non rispose c'è questo innamoramento, e qui si rovesciano le cose, nel senso che è una donna che scrive un libro in cui un uomo scrive delle lettere ad una donna. E quest'uomo è l'innamorato. E come si innamora di questa donna? Si innamora sentendola cantare, sentendo una voce che esce da una finestra che sta parallela alla sua finestra, quindi non riesce a identificare la finestra da cui esce questa voce. Però sente questa voce, sente questa melodia. La melodia dall'Orfeo, che farò senza Euridice di Gluck. Sente questa melodia, sente questa voce, e da questa voce lui si innamora e nascono le
le sue fantasie verso questa donna, che non sa chi è, non la conosce, non sa niente di lei. E allora si informa, cerca di avere tutte le notizie possibili, insomma, cerca di capire il più possibile di lei, della situazione, che è sposata, dove la casa, di studiare, eccetera, eccetera. Le manda queste lettere, scrive queste lettere in continuazione, però non riesce mai a vederla. Allora lui la seguirà. E anche qui c'è questo progressivo montare, no? Della storia, dell'emotività, della fantasia del protagonista, di chi scrive queste lettere, insomma, no? Sostenuta da questa passione di un amore impossibile, irrealizzabile, un amore che nasce semplicemente dall'aver ascoltato una voce, insomma, no? Quindi viene da chiedersi quanto questo amore possa essere possibile, vero, insomma, no? Quanto lui, secondo i canoni tradizionali dell'amore, secondo la visione, insomma, che abbiamo dell'amore, insomma, no? Quanto questo amore possa essere vero, sostenibile, no? Nel momento in cui ciò che viene amato è soltanto un essere immaginario, quindi forse una proiezione di noi stessi, in qualcosa che proiettiamo nell'altro, ma che non è l'altro, no? Anche qua, un amore che non arriva mai allo scopo, alla vita a due, insomma, all'incontro vero e proprio. Però sono storie che prendono. Questo libro mi ha preso quando avevo 10 anni, insomma, no? Quindi, che so io, viene da pensare a una modalità infantile, a una modalità adolescenziale, insomma, no? Di vivere una storia d'amore, insomma, no? Questa di elaborarla con la fantasia, no? Con questa proiezione, no? Dell'idea di amore, insomma, in una figura che si conosce appena, insomma, anche se magari attraverso una modalità come quella della voce importante, insomma, no? Ma quindi la costruzione dell'amante, dell'immaginario dell'amante, della figura dell'amata. E tutto quello che da questa costruzione viene fuori, da come cambia la vita dell'amante e da come poi tutte le energie dell'amante siano spese per cercare di arrivare a una storia che per lo più rimane impossibile, insomma. Altro mistero di quello che si chiama amore. Però, se avete l'occasione, insomma, Lettera da una sconosciuta è un racconto lungo, molto bello, quindi ascoltatelo se vi riesce.